Buonasera a tutti. Prima di cominciare questa seduta di insediamento del Consiglio Comunale, quindi prima che si entri nella ufficialità della seduta, un ringraziamento ovviamente a tutti coloro che si sono impegnati in questa campagna elettorale, candidati, elettori, tutta la cittadinanza che ha voluto decidere chi dovesse essere la propria amministrazione. E quindi che sia da oggi un mandato dove si tendi sempre alla unità della cittadinanza per gli interessi dell'intera collettività. Detto questo, possiamo, segretario comunale, procedere all'appello per la verifica dei presenti. Ringrazio sempre anche il segretario per la sua competenza e consulenza che ci offre nelle sedute di Consiglio Comunale e nella quotidianità allora quanto ce n'è bisogno. Prego, segretario comunale. Di Santo Donato. Sì. Liberatore Valeria. Presente. Di Santo Giustino. Presente. Di Santo Antonio. Presente. D'Amelio Lisa. Gentile Luigi. Presente. D'Angelo Michele. Presente. Di Brinzio Sala. Presente. Nasuti Oscar. Presente. Martorella Salvatore. Presente. Pagliarone Cani. Grazie. Cominciamo la seduta, quindi cominciamo con il primo punto all'ordine del giorno, che prevede l'esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti. Considerato che il Consiglio Comunale, in base al disposto dell'articolo 41 del testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il decreto legislativo del 18 agosto del 2000, il 267, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, deve esaminare le condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei suoi componenti. Tenuto conto che in relazione alle disposizioni contenute in detto testo unico non è stato presentato alcun ricorso nei confronti dei consiglieri e del sindaco eletti nella consultazione del 25 maggio 2014. Accertato che nei confronti dei consiglieri e del sindaco eletti non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità indicate nel capo secondo del testo unico 267 del 2000, il Consiglio Comunale deve in sostanza votare sulla proposta che il sottoscritto in qualità di Presidente del Consiglio propone, che è quella della convalida degli eletti per la votazione del 25 maggio secondo la proclamazione degli eletti nel verbale depositato presso questo ente. Donato Di Santo Sindaco, consigliere della lista numero 2, Valeria Liberatore, Giustino Di Santo, Antonio Di Santo, Lisa D'Amelio, Luigi Gentile, Michele D'Angelo, Sara Di Prinzio. Consiglieri, lista numero 1, Oscar Nasuti, Salvatore Martorella, Carmine Pagliarone. Quindi per procedere alla convalida, per alzata di mano. Grazie. Chiudiamo quindi questo primo punto, passiamo al secondo. Al secondo punto è previsto il giuramento del sindaco nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione e quindi a questo punto con il sindaco che davanti a voi al Consiglio Comunale tutto giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Questa è una presa d'atto, quindi passiamo al punto dell'insediamento con le nomine della giunta comunale. Quindi su proposta sempre del sindaco, presidente del Consiglio Comunale, visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 267,
Visto l'articolo 46 del testo unico che attribuisce al sindaco il potere di nomina degli assessori comunali, tra cui un vice sindaco, visto che il sindaco deve dare comunicazione al consiglio comunale dell'avvenuta nomina degli assessori e del vice sindaco nella prima seduta successiva alla elezione, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico degli enti locali. Quindi comunica il sindaco i nominativi degli assessori che sono i seguenti: Valeria Liberatore e Antonio Di Santo. Che all'assessore Valeria Liberatore è stata conferita la carica di vice sindaco. Per dare subito esecutività alla Giunta, già da lunedì è opportuno che si voti anche l'immediata esecutività dell'atto. Quindi per alzata di mano. Grazie. Per questo punto prevedeva l'ufficialità di questa nomina, così come abbiamo fatto nel corso del primo mandato da parte del sottoscritto. Ho voluto che in questa seduta il Consiglio Comunale, ma anche tutta la cittadinanza che è intervenuta, potesse conoscere da subito quelle che sono poi in sostanza le deleghe di competenza di ciascuno di noi, affinché il Comune possa svolgere al meglio le proprie iniziative. Quindi quanto detto finora è l'ufficialità, questo è un di più che voglio che conosciate affinché tutti possano rivolgersi direttamente agli assessori o ai consiglieri o ai candidati delegati a svolgere le proprie funzioni. Le nomine le ho fatte, poi a norma di legge saranno ufficializzate nella settimana che seguirà. Quindi Donato Di Santo, sindaco, presidente del Consiglio Comunale della Giunta Municipale, bilancio, risorse umane, energia, turismo, progetto forest, sviluppo economico. Valeria Liberatore, vice sindaco, Unione dei Comuni, istruzione privata, attività produttive e politiche occupazionali. Antonio Di Santo, assessore, lavori pubblici, viabilità, servizio idrico integrato e agricoltura. Giustino Di Santo, consigliere, sport e tempo libero, valorizzazione del patrimonio dell'ente, impianti sportivi e villa comunale. Lisa D'Amelio, consigliere, pubblica istruzione, cultura, in riferimento all'associazione AMUSET, Fondazione Spaventa e Fondazione Sacchetta. Luigi Gentile, consigliere, urbanistica, edilizia scolastica, edilizia privata e arredo urbano. Michele D'Angelo, consigliere ambiente, ecologia e rifiuti. Sara Di Prinzio, consigliere servizi sociali, in riferimento alla pianificazione che faremo con l'ente d'ambito sociale e alle pari opportunità. Poi abbiamo voluto anche che ci fosse l'impegno e la disponibilità ci è stata data da parte dei candidati consiglieri che non sono stati eletti nella tornata del 25 maggio, e quindi anche qui nei modi e nelle forme di legge saranno date le deleghe in modo ufficiale a Antonietta Cicchini, candidato consigliere, con delega. Con delega alle politiche sociali, in riferimento servizi alla persona e alle famiglie, soprattutto le più bisognose. E ad Angelo Lalli, che vi porta i saluti perché per un impegno non è potuto essere presente con noi, anche lui candidato consigliere, avrà la delega delle politiche giovanili in riferimento all'associazionismo e all'organizzazione di eventi e alla istituzione su bomba di una prologo. Questo penso che rappresenti un fatto davvero significativo per il nostro comune, perché in questo modo si è voluto mettere a disposizione della cittadinanza
la presenza e la competenza di tutti, perché nel momento in cui si è decisa la composizione della lista, il sottoscritto ha sempre voluto che nella lista ci fossero, secondo le mie intenzioni, tutte quelle utili competenze per il bene del nostro paese. Quindi è per me davvero un vero piacere poter avere tutti i componenti di quella lista a disposizione nell'interesse di tutti. Grazie davvero. Quando volete, maggioranza o minoranza, chiedete la parola se qualcuno vuole intervenire. Un ultimo punto, noi come gruppo di maggioranza sulla questione delle nomine abbiamo deciso di comunicare al Consiglio Comunale che il capogruppo della maggioranza, della lista bomba protagonista, è il consigliere D'Angelo Michele. Perché d'ufficio doveva essere, fatto salvo l'accordo che c'è stato, il candidato consigliere più eletto. Abbiamo voluto invece che fosse, se da parte vostra il capogruppo è il candidato sindaco, vabbè, cioè, potete decidere anche perfetto, va bene. Allora, detto questo, passiamo all'ultimo punto, che è il quarto punto all'ordine del giorno, dove c'è la presentazione delle linee di governo con la discussione e successivamente la delibera di approvazione. Allora, in questa seduta di consiglio di insediamento, una volta diciamo deliberato quanto fatto finora, vi è la presentazione ufficiale di quello che è stato il documento che in sostanza già siete venuti a conoscere durante la campagna elettorale. Almeno adesso nel discorso iniziale non leggo integralmente il documento, sinteticamente i punti più salienti, che sono il funzionamento della pubblica amministrazione, così come avete avuto modo già di sentire, l'obiettivo in questi 5 anni sarà quello di far sì che il Comune coltivi ancora di più le collaborazioni istituzionali con gli altri comuni, gli enti sovraccomunali tra cui la Regione, i ministeri che hanno la competenza sulle attività che andremo a svolgere, ma soprattutto dovremo coltivare in modo efficace i collegamenti con le fonti di finanziamento che provengono dalla Comunità Economica Europea. Lì ci sarà l'attenzione principale dell'amministrazione affinché quanto utile per il Comune di Bomba venga messo a disposizione della cittadinanza. Poi abbiamo dei punti salienti che noi abbiamo messo sotto il titolo dello sviluppo economico, turistico e ambientale. Abbiamo degli impegni che sono incalzanti già da subito, uno tra questi che avevamo messo al primo punto, la definizione delle procedure di diniego verso il progetto Forest, e quindi questo sarà uno dei temi ancora salienti che questo Comune dovrà tenere in considerazione, essendo questo un tema rilevante, importante, se non il più diciamo impegnativo. Non a caso con diciamo, l'accordo della maggioranza, la delega sullo sviluppo economico e soprattutto sul progetto Forest è stato tenuto dal sottoscritto. Poi c'è il tavolo di concertazione che dovrà, speriamo appena possibile, appena ci sarà la scadenza della convenzione con la CEA, dovrà essere messo in piedi dal Ministero competente e dalla Regione Abruzzo e là capire se ci sono, nonostante il Comune non abbia la competenza su questo rinnovo o su questo avviso, su questo bando, possibilità di finanziamenti sotto forma di contributo o di investimenti. Poi abbiamo la definizione delle chiusure dei procedimenti sugli usi civici di Monte Pallano. C'è una definizione del progetto di riqualificazione del lago di Bomba,
dove con la regione che ne ha fatto il disegno di legge il comune di Bomba è capofila e quindi insieme ai comuni interessati dovremo portare a termine quella che sarà una eventuale pista ciclo pedonale che coinvolga un po' tutti i comuni. Dicevamo anche in campagna elettorale, l'obiettivo è quello che questa pista ciclo pedonale possa agganciarsi alla pista ciclo pedonale che andrà da San Salvo fino a San Vito e quindi avere un collegamento tra la costa e le zone interne. Poi abbiamo la definizione del progetto di un'associazione che si chiama Agora, che sta investendo sul centro turistico Isola Verde affinché quel centro possa diventare, oltre a quello che già fa oggi, un centro turistico residenziale assistito. E quindi potrebbe essere quella una evoluzione che darà ancora di più al nostro paese una importanza significativa sotto l'aspetto del sostegno e dell'attenzione a quelle politiche sociali di cui oggi ce n'è veramente bisogno. Infine abbiamo le definizioni dei bandi di concessione, anch'essi importanti per questioni occupazionali, paesane soprattutto, di sviluppo, che sono le concessioni del centro turistico Isola Verde, della Casa Albergo e della piscina comunale, patrimoni del nostro comune che devono essere da noi tenuti sempre sotto osservazione. E infine c'è il capitolo Monte Pallano, difficile da dire oggi per mancanza di potenziali finanziamenti, ma anche lì dovesse esserci qualche buon risultato, è un capitolo che dovrà essere tenuto bene da conto, perché tra Lago di Bomba, Monte Pallano e quanto abbiamo su Bomba tra Silvio Spaventa, Museo Etnografico e Patrimonio Ambientale, è su queste cose che l'amministrazione comunale dovrà assolutamente agire con efficacia. Poi abbiamo una serie di progetti che sono stati fatti nel corso dei precedenti 5 anni. Perché questo? Perché non avendo avuto modo di poter ottenere da subito quei finanziamenti utili, conosciamo tutti le cause che si sono scatenate in modo negativo sulla nostra regione tra il terremoto dell'Aquila, le alluvioni e altre situazioni che finalmente sembrano risolte, queste cause non hanno permesso a comuni come Bomba di ottenere quei canali di finanziamento. Se domani questi canali dovessero essere di nuovo utilizzabili, il comune di Bomba si è dotato di una progettualità capace di attingere a quei fondi. E tra questi abbiamo utilizzato innanzitutto il più importante secondo noi, che è il progetto denominato 6.000 campanili, che prevede per Bomba in sostanza la definizione, o meglio il completamento della metanizzazione laddove oggi non c'è e il completamento della circonvallazione di Bomba, che sarà anche un consolidamento a causa del dissesto idrogeologico che c'è. Poi abbiamo il completamento della sala del museo etnografico, della sala pluriuso. È stato fatto già tanto nel corso di questi anni, sarà poi nostra attenzione completare laddove oggi soprattutto manchiamo a livello di impiantistica. Abbiamo poi avuto un finanziamento di 150.000 euro, questi già da poter dispendere da subito, sulla scuola per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di Bomba. E poi abbiamo un progetto che interessa la piazza e la sala municipale ed un progetto che invece interessa la strada provinciale, la 119 in via San Gaetano, laddove potremmo avere dei finanziamenti per la predisposizione di un belvedere, parcheggio e quant'altro. Anche questo è uno dei progetti che secondo noi potrebbe diventare molto efficace per le problematiche del nostro paese. Dicevo perché in considerazione di un eventuale sviluppo turistico verso il quale tutti tendiamo, poter avere Bomba spazi per ospitare persone e mezzi è ovviamente il presupposto ideale per questo tipo di sviluppo.
Poi c'è tutta la questione dei servizi, laddove abbiamo voluto dedicare attenzione alla definizione di un progetto di wifi, o meglio di una copertura totale sull'intero territorio di Bomba, perché oggi si vive anche o soprattutto di questo, e quindi è importante che, seppur piccolo comune, avere una copertura quasi totale significa dare ai cittadini servizi efficienti. E poi altro punto che avevamo anche in passato, ma che abbiamo dovuto togliere perché non realizzabile, è sempre nella nostra idea il pallino di una potenziale pompa di benzina da mettere sotto il fondovalle sul territorio di Bomba. Dico questo perché dovesse avvenire il completamento del fondovalle, diventerebbe questo insediamento appetibile per diverse società nazionali o multinazionali, e quindi è nostro, diciamo, compito quello di essere attenti affinché dovesse concludersi positivamente questo tratto, fare in modo che Bomba sia in prima linea nel poter dire ci siamo anche noi, l'insediamento lo possiamo fare sul nostro comune. Poi uno sportello informativo di orientamento per i residenti o i domiciliati di Bomba extracomunitari, l'attivazione di newsletter via SMS per l'informazione di pubblica utilità da parte del comune, e la promozione di giornate di volontariato, così come si è fatto nel corso di questi anni, perché hanno dato sempre risultati davvero positivi per tutta la cittadinanza. Poi c'è il capitolo dell'acqua, anche lì abbiamo detto sinceramente, senza illudere nessuno, che al momento la migliore soluzione è quella di avere efficacia verso le difficoltà che possono venire dalla cittadinanza con una compartecipazione e un sostegno verso la SASI. Dovesse presentarsi la possibilità di fatto concreta di una gestione interna dell'acqua, là ci sarebbe poi da rivedere tante situazioni. Andando avanti, il capitolo della cultura, e qui abbiamo, oltre a quello che già conosciamo a livello di Fondazione Spaventa e Fondazione Sacchetta, Associazione Amuset, abbiamo sempre detto che cultura per noi significa davvero tutto, non è solo partecipazione o interessamento alla Fondazione Spaventa, all'Associazione Amuset, significa sensibilizzare l'identità dei bombesi affinché nel termine cultura ci sia un po' tutto quello che noi siamo e quello che dobbiamo essere. Quindi per noi cultura significa politiche sociali, significa sport, significa divertimento, significa attivismo, associazionismo, tutto quello che poi è nel DNA di una comunità. E infine c'è anche il capitolo dell'istruzione, della scuola. Anche qui è stato questo un capitolo che noi abbiamo voluto fortemente porre l'attenzione anche negli anni precedenti e che continueremo nel corso di questi cinque. Perché potrebbe succedere nel corso di questi cinque anni a venire che con le leggi che impongono una gestione associata dei servizi con altri comuni verso i quali ci stiamo predisponendo ad una gestione associata e quindi ad una unione di comuni, è importante che Bomba su questo capitolo svolga la parte da capofila, laddove ci sono comuni più piccoli di noi i quali possono essere interessati a venire su Bomba e quindi portare a Bomba gli alunni e impedire l'eventuale chiusura di un patrimonio che abbiamo. Quindi anche questo sarà un capitolo da seguire con grande attenzione. Poi c'è tutta la politica dello sport, del tempo libero e dell'associazionismo. Anche qui ce n'è da dire tantissimo, lo abbiamo sempre detto, per noi, almeno per il sottoscritto, questo è uno di quei capitoli verso i quali ci sarà sempre la mia attenzione, perché oggi chi si occupa di giovani, chi si occupa di sport, chi si occupa di prevenzione della salute è chi ha capito cosa significa vivere bene, qualità della vita, vivibilità, e quindi a cominciare dalla polisportiva, ai quali ho sempre dato atto del grande lavoro che svolgono, la polisportiva di Santo Dionisio, all'eventuale nascita di un nuovo luogo, ma a tutte le associazioni che ci sono, il sottoscritto, ma penso tutto il Consiglio Comunale, dedicherà sempre la massima attenzione. Questo è in sintesi quanto presente sul documento che io sottopongo
alla discussione e successivamente alla votazione, perché sarà questa la nostra linea guida nel corso di questi 5 anni. Grazie. Fatta la presentazione, cominciamo con la discussione da parte del gruppo di minoranza. Se vuole, può esserci un intervento, eventualmente anche la maggioranza. Sì, stiamo iniziando un cammino, diciamo, 5 anni, la cura che facciamo tutti noi, perché non siamo tutti cittadini di Roma, perché anche se si riuscisse a fare il 10% delle cose che hai detto, sarebbe una buona cosa. Speriamo soltanto, con l'auguro che ci riusciate. Allora, con l'intervento di Oscar Nasuti, la mia risposta non può che essere: è ovvio che un'amministrazione che si candida a governare il paese deve essere un'amministrazione ambiziosa, da non confondere con un'amministrazione che illude i cittadini. Penso però che i fatti che sono accaduti nel corso di questi ultimi 5 anni hanno dato dimostrazione di quanto noi abbiamo misurato già nel programma politico quella che poteva essere la sua fattività, nel senso che 5 anni fa vi abbiamo sottoposto un documento che è sotto gli occhi di tutti, possiamo dire cosa di quel documento è stato fatto. Speriamo che questi 5 anni che vengono saranno 5 anni come i precedenti. Abbiamo sottoposto alla cittadinanza degli impegni, che questi impegni diventino fatti concreti. Ovviamente, giustamente Michele, non so da chi è venuto il suggerimento, l'augurio mio da presidente di un consiglio comunale e quindi responsabile massimo di una cittadinanza è che ci sia veramente l'impegno da parte di tutti, ma di tutti indistintamente, affinché queste cause siano cause giuste. E quindi a cominciare dai componenti del Consiglio Comunale, dalla cittadinanza, dicevo all'inizio, è importante che la cittadinanza, finita la campagna elettorale, sappia riconoscere quelle che sono le tematiche giuste per il Paese e dirigersi tutti verso quella direzione, perché è opportuno che ci sia unità di fatto, non con le chiacchiere, e questo è l'augurio che faccio a tutti. Perché dire qua dobbiamo essere uniti nell'interesse di Bomba, penso che chiunque di noi si metta in piedi lo dica con estrema facilità. Il difficile è invece quando si esce da questa sala di consiglio comunale e si opera nella quotidianità mantenere le cose dette e i fatti, nel senso che sarebbe bello se diffamazioni, invenzioni, bugie e quant'altro da parte di tutti senza nessuno escluso non succedesse più, perché ripeto, oggi c'è solo da mettere a disposizione di loro, che sono venuti, l'impegno che noi ci siamo assunti quando abbiamo deciso: io voglio essere un amministratore di questo comune. Quindi voglio chiudere con questo invito: sappiate essere tutti amministratori di questo lodato comune. Viva Bomba a tutti! Passiamo adesso invece alla votazione del documento per alzata di mano. Grazie. Quindi 8, 3 astenuti. Votiamo anche l'immediata esecutività dell'atto. Uguale, d'accordo, grazie. Allora, a questo punto ufficialmente il consiglio è finito. Qualche comunicazione finale, così possiamo tutti poi andare via. L'elenco che ho fatto delle deleghe è un elenco che dovrà da voi essere utilizzato nel modo migliore, nel senso che quanto detto sarà pubblicato, quindi tutti
potete voi sapere chi di noi si occupa di che cosa, e quindi teneteci impegnati tutti, perché è giusto che chi si assume questa responsabilità la porta avanti fino in fondo. E non posso che dirvi di nuovo grazie a quanti hanno dato fiducia a chi, penso, nel corso di questi anni si è comportato sempre nell'interesse della collettività. Grazie.